Ciao a tutti, buongiorno Luigi, Andreship, dateci un like. Sono qua con la mia bella valigia, sono venuto a prendere il treno per andare a Venezia, perché quest'anno andiamo in fiera all'Arsenale a Venezia. Vi racconterò poi un po' la storia di questa fiera, vi dirò quello che è stato, quello che non è stato negli anni, e questa nuova fiera che ormai è la terza o quarta edizione, vi racconterò com'è. Certamente la cornice è unica, perché siamo all'interno dell'Arsenale, quindi una cornice a Venezia all'interno dell'Arsenale. Ma comunque seguiteci, seguite tutto il video e vedrete che bellezza, perché Venezia da sola merita veramente una visita. Mi raccomando, dateci un like, iscrivetevi al canale, seguiteci. Allora, io ho preso il treno da Palma Nova City e vado a Cervignano, dove mi incontro col mitico Paolo. Prendiamo il treno per Venezia, perché andare in macchina a Venezia non ha senso. Poi lasciamo le valigie a casa, ci hanno prestato un appartamento, e poi andiamo in Arsenale a mettere su due bandiere, a vedere se hanno pulito le barche, e domani si inizia. Siamo arrivati a Venezia, abbiamo lasciato i bagagli in appartamento, adesso andiamo a piedi fino all'Arsenale, vediamo se hanno pulito le barche. Vediamo un attimo di mettere sulle bandiere e vediamo un po' cosa c'è in giro. Vedete, l'Arsenale è veramente un posto bellissimo. Siamo arrivati in Arsenale, qua dietro di me, veramente location fantastica, location militare in realtà, quindi mostrare i documenti per entrare, bisogna prendere il pass. Poi vi racconterò un po' di questa fiera, perché in Arsenale è solo questa edizione, questa seconda fiera di Venezia, che è da 4 anni, mentre in passato, negli anni prima del 2000, la facevano al Terminal Traghetti. Ma questa è una storia che vi racconterò tra poco. Ora sono su un bellissimo Impression 43, dietro di me c'è l'Elan 6, siamo nella cornice dell'Arsenale a Venezia, perché siamo al Salone Nautico. Quarta edizione. Allora, innanzitutto un po' di storia. L'Arsenale a Venezia, siamo in fondo a Riva degli Schiavoni, in fondo a vicino ai Giardini della Biennale, insomma l'Arsenale dovreste sapere più o meno dov'è. 48 ettari, un posto enorme, è stata la prima fabbrica al mondo, è stato un cantiere di navi nato nel XII secolo e operativo fino alla Prima Guerra Mondiale. Pensate voi, facevano qua, costruivano le navi della Serenissima. È un posto che veramente trasuda storia, trasuda marinità, trasuda tradizione. Una parte chiusa perché in realtà è militare, e solo qua, grazie al salone, si può entrare. Tant'è vero quando abbiamo dovuto fare i pass per chi voleva pernottare, perché doveva entrare, hanno chiesto tutti i documenti, tutti registrati, perché c'è una parte appunto militare. È un'altra parte che ha ripreso un po' vita grazie alla Biennale, perché dal 1980, mi pare che la prima esposizione è stata nel 1981, ha ripreso vita grazie alla Biennale, perché chiaramente stanno cercando di recuperare un po' tutto l'arsenale. E grazie al Salone, penso che anche grazie al Salone, penso che l'arsenale riprenda vita. Io tanti anni fa ero venuto a una festa splendida nella torre che vedete dietro di me per i 10 anni di Dovetica, che era stato qualcosa veramente di eccezionale, perché era stata una festa di sera. E in questa atmosfera qui, certamente, arrivare in barca da Piazza San Marco, entrare all'Arsenale, entrare nella torre, eccetera, eccetera, veramente sono stato molto, molto fortunato a vivere anche questa esperienza. Cosa dobbiamo dire? Beh, innanzitutto devo dire che non ha nulla a che vedere, nulla a che fare con la fiera dei primi anni 2000. Era un'altra parrocchia. La fiera che si faceva fino al 2008, mi sembra, è una fiera che aveva luogo al Terminal Traghetti, al tronchetto per intenderci, quando è arrivata a Venezia sul Ponte della Libertà, sulla destra, quando è andata a parcheggiare al tronchetto. Dietro al tronchetto c'è, a metà tra il tronchetto e Piazzale Roma, c'è il Terminal Traghetti, e quella fiera lì aveva luogo in quel posto, ma era una fiera molto disorganizzata, era una fiera che a noi operatori veramente non è mai piaciuta. Eravamo tutti arrabbiati per come venivamo trattati, per come ci facevano arrivare all'ultimo secondo, ci mandavano via subito perché dovevano togliere i pontili per i traghetti, c'erano dei costi esorbitanti. Era una cosa che mai, mai, mai aveva preso piede, tant'è vero che poi in quegli anni ci si mise d'accordo tra operatori. Eravamo talmente scontenti che si riuscì a fare un accordo inizialmente tra noi con Elan,
Stefano Quaggiotti con Gran Soleil, Petr Markovic Moppi con Hanse, e Beppe Lucatelle, Pace dell'Anima Sua con Salona, e nacque l'embrione che poi portò alla creazione di Vele Vela con due o forse tre edizioni a Trieste del Vele Vela con oltre 60 barche a vela in acqua. E di fatto il Salone Nautico di Venezia, che aveva luogo, ripeto, era un'altra parrocchia, aveva luogo al Terminal Traghetti, morì a distanza di 10-12 anni, quindi nel primo 4 anni fa, perché questa è la quarta edizione, il Salone ha ripreso vita e devo dire che si stanno impegnando veramente tanto, stanno spingendo. La cosa che subito ho notato rispetto a 10 anni fa è che quando sei in città, vai nei bar, vai nei ristoranti, tutti sono a conoscenza del fatto che c'è il Salone, quindi vuol dire che hanno fatto comunque comunicazione. Ah, ma siete in Arsenale, ah, ma vi veniamo a trovare, ah, ma che bello, eccetera, eccetera. Come dicevo, siamo in un luogo che trasuda storia, perché se pensiamo che è stato un cantiere che è operativo dal XII secolo fino alla Prima Guerra Mondiale, è qualcosa di incredibile. Siamo in un luogo molto grande, 48 ettari, quindi c'è un potenziale enorme. Comunque abbiamo sia una parte con dei padiglioni, questa che loro chiamano tesa, che erano i padiglioni, in realtà erano gli hangar in cui costruivano i pezzi delle navi, e poi tutta una parte in acqua, che anche questa è veramente, veramente grande. Quest'anno c'è un pontile vela anche abbastanza interessante, quindi è una fiera che sicuramente sta crescendo, un periodo un po' così, perché inizio giugno, insomma forse un po' tardi, ma comunque non importa. Devo dire che comunque venire a Venezia ha sempre un suo perché, venire all'Arsenale ha un suo perché doppio. Venezia è una città difficile, una città complicata, è una città con una logistica impossibile, tutto, dove se una cosa è difficile, a Venezia è 10 volte più difficile. Certamente quindi organizzare una fiera a Venezia è qualcosa, è sempre una scommessa, ma allo stesso tempo Venezia ha per tutti questi motivi anche un'attrattiva particolare. Quindi credo che questa fiera possa avere certamente un grande successo. Si va a mettere in un panorama come l'ultima fiera, se vogliamo, dell'anno, perché poi da settembre si ricomincia il giro con Cannes, Genova, eccetera, e c'è un video in cui vi racconto un po' quelle che sono tutte le date. Ma comunque, devo dire che camminando per la fiera, camminando per l'Arsenale, certamente vi dico, venite a farvi un giro. Arrivate tranquillamente in treno, potete prendere il vaporetto facendo vedere che avete il biglietto anche a un prezzo ridotto, e in una mezz'oretta sarete qua e potrete godere della bellezza non solo delle barche che venite a vedere sia a vela che a motore, ma anche appunto dell'Arsenale. Quindi viva Venezia, vi aspettiamo a Venezia, venite al Salone Nautico e, come vi dicevo prima, dateci un like e continuate a seguirci. Ciao!